Festeggiamo quest'anno i 20 anni di Mudoro. Prendo l'applauso. 20 anni di Mudoro. Le ragazze si lamentano perché ogni tanto, cioè noi rimaniamo noi, invece ogni tanto mettiamo qualche presenza femminile diversa, sai, le scene a letto, qualche bella ragazza, e invece loro sempre con noi, cioè i maschi siamo sempre noi che sentiamo. Poi la cosa divertente, una volta facevamo, sai, il fidanzato e la fidanzata, poi marito e moglie, adesso facciamo i nonnetti noi, ovviamente dopo 20 anni, una certa età, però sempre queste barzette sulla coppia, ce ne sono tante sulla coppia, la coppia si fidanza, si sposa, poi si lascia, l'anno di crisi, mi ricordo una volta la moglie al marito, sei cambiato! Non sei più come una volta, quando ci siamo sposati avevi la fantasia, la grinta, l'entusiasmo, mi portavi a cena, a cinema, i fiori, un regalo, a Natale mi portavi a Petruzzelli, e qua ti sei spento, non fai nulla di particolare, fai una cosa che possa stimolare il nostro rapporto. E l'amore, scusi, perché dici così? Io così com'ero, così sono, no, sei cambiato, sei come accusi diventare, cioè proprio... La stessa espressione, fai una cosa diversa, fai una cosa, non lo so, basta che non cadi, fai una cosa diversa. Idea, dice la moglie, perché per esempio quando facciamo l'amore non ti lamenti? Che devo fare? No, è un esempio, proviamo, chissà. Facciamo l'amore e a un certo punto ti lamenti. Proviamo? Proviamo, vanno a fare l'amore. Vabbè, senza rumore, perché poi l'amore, vedi un film che fa vanno a fare l'amore, a un certo punto la moglie al marito, dai caro, abbiamo quasi finito, dai ti stai, dai, sei piatto, dai, fammi sentire, dai, lamentati, dai, che bello, lamentati, va bene, e il bambino va male a scuola, i soldi sono pochi, sono stanco di lavorare, ma fa un green pass, non è possibile, così, colà. È la verità, perché il rapporto un po' cambia, i primi anni, dopo 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, qualcosa cambia nella coppia, col passaggio degli anni, qualcosa cambia. Il matrimonio? All'inizio è tutto bello, tutto romantico, è vero? Poi? Le cose cambiano. Vediamo che cosa succede il primo anno di nozze. Amore? 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 Sì. Sei tornato? Sono tornato! Ma dove sei stato tutto questo tempo? Nel pianerottolo, aspetta l'ascensore. Mo sono uscita, mo. A me è sembrato un'eternità. Sono tornata a prendere la sciarpa. Ma guarda un poco. Ne vieni, abbracciami. Abbracciami, sono andata a lavorare, amore. E prenditi un giorno di ferie. Sono 3 giorni che lavoro lì, dai. Ma è vero. Ti penserò nei miei sogni. Scusa, non hai detto che devi andare in ufficio a lavorare? Io alla regione lavoro. Mo a Natale hanno messo le brandine pure, sì, per i dipendenti. Sì, che carini. È bellissimo. Amore. Mi dici che i miei occhi sono luminosi e splendenti come una mattina di primavera? Ci ha detto. Mi dici che i miei occhi sono luminosi e splendenti come una mattina di primavera? I tuoi occhi sono... Luminosi e splendenti come una mattina di primavera. E mi dici che la mia pelle è liscia e profumata come la seta d'Oriente? La tua pelle è liscia e profumata come la seta d'Oriente. E mi dici che le mie labbra sono rosse e dolci come le ciliegie di Turi? Le tue labbra sono rosse e dolci come le ciliegie di Turi e Conversano compreso. Amore, ma quante parole belle che mi dici! Sono spontaneo, amore, sono spontaneo. La spontaneità è ripagata, che dobbiamo fare? Amore, e mi dici che cosa vuoi mangiare stasera? Che cosa vuoi mangiare stasera? Non che lo devi ripetere tu, mi devi dire che cosa devo preparare da mangiare. Che cucina? Io? Tu devi cucinare. Oh, mamma mi ha insegnato. E Madonna Santa, è meglio che andiamo giù, perché lascia stare che stanno inaugurando, sì, la pizzeria da come sta scritto? Gerardo. Sì. Gerardo, un'inaugurazione della pizzeria da Gerardo. Andiamo lì, mangiamo bellissimo. Lì. Bellissimo, allora vado dal parrucchiere per farmi bella. Impossibile migliorare la perfezione, amore. Madonna, che freschi hai detto, mi hai fatto venire i peli, così si sono alzato per le braccia. Amore, ma l'hai inventata tu? Ma no, amore, sto leggendo le cose di Baci Perugino, vedi qua sta?
sto facendo la collezione, vedi, impossibile migliorare la perfezione. Faccio bravissimo. La collezione, immemorizzo. Ma guarda un po'. Punto esclamativo. Bravo, bravo amore. Beh, va Beh. Bene, vai, la sciarpa. Sta qui nell'armadio quattro stagioni. Quattro stagioni, com'è? Sì. Come la pizza questo armadio. Sì. Madonna santa. Hai visto come sono stata brava? Ma dove l'hai visto? Su Google l'hai visto? Bravo, sì. Senti, io mi sono presa autunno e inverno, a te ho lasciato estate e primavera. Vado due a me, due a te. Sì. Noi sì che ci amiamo, amore. Sì, amore. L'inverno a te. Sì. No. Madonna, che caldo come lo amo. Primavera. Ah, la vedi, la sciarpa nella primavera l'ho trovata. E se l'è stata scalda, scusa. Va bene, amore, io devo scappare, devo scappare. Aspetta, ancora un bacio. L'amore è un apostrofo rosso. No, quello più regina, c'è un bacio d'amore. Va bene, amore, però devo scappare. Allora. Dai, ciao. Io scappo, la regione mi chiama. Madò, la legione straniera. No, la legione Puglia, io appigi, esci, amore. Più o meno. Vado e vengo. Ciao, ciao amore. Amore. Ciao, amore. Poi gli anni passano e qualcosa cambia. Diciamo che la passione brucia di meno. In compenso, brucia qualche altra cosa. Ecco che cosa succede dopo 5 anni. Ah, mamma mia. Quanta pazienza che ci vuole. Ma... Amore! Ehi! Eccomi qua! Sei tu, cuore? Sì, polmone, sono qua. Ma c'hai 10 minuti di ritardo. Vabbè, ho avuto problemi di salute, amore. Che è successo? Saluta a uno, saluta all'altro, sì, che tutti mi conoscono. Le raccomandazioni che vogliono da me sono assai, amore. Non è che hai un'altra? Un'altra? In 10 minuti che cosa devo fare con un'altra, dai? Sì, che a te bastano 10 secondi. Amore! E sta a giocare! A giocare, non ho capito. Me? Hai visto? Che c'è? Con che c'è? Sono andata dal parrucchiere. Sì? Per te. Per me? Eh sì. Vado per me. Vedi? Ho fatto anche il manicure. Brava. Per te. Per me? Eh sì. E questo è lo scontrino. Per me? Eh sì. Ma come sto? Mo, stai bene. Quanto sei caro. Anche tu, più cara di me sei, amore. Ma questo è compreso IVA? Eh sì, per forza. Vabbè, lo faccio scaricare alla regione, non c'è quale problema. Tutto così facciamo là. Bravo. Va bene. Ma questa punta di bruciato? Ah, è la pizza di patate. Hai fatto la pizza di patate? No, l'ho presa già fatta giù da Gerardo, che mo fa pure i primi da sport. E se l'hai presa già fatta, perché l'hai bruciata? E perché la volevo riscaldare con tutto il mio amore. La prossima volta ci metti meno amore, se no si brucia poi. Dai, vedi com'è venuta? Cos'è? Madonna, no, adesso no! No, devi assaggiare! Questa sì! Poco, vedi com'è venuta? No! Com'è? Come bruci tu le cose, non le brucia nessuno, amore! Non ti piace? No, è bruciata bene, buonissima! Ah, quindi ti piace? Io amo il bruciato! Meno male, perché stirando ti ho bruciato pure la camicia! La mia? Sì! La camicia? Quella bianca nuova? Me? Ma è bianca con una bella chiazza marrone al centro. Madonna, come un panda, bellissima. Ti dispiace? Ma stai scherzando? Io impazzisco. Le cose bruciate, la panda. Io da bambina, da ragazza, avevo la panda. Se si bruciava il motore, ero la persona più felice al mondo. Va bene. Beh, dammi il cappotto, dammi. Che? Vuoi bruciare pure questo? No, che c'è? Te lo voglio mettere nell'armadio. Lo metto io, non ti preoccupare. No, vedi che ti ho tolto una stagione? Perché? È perché mi serviva spazio per i vestiti della bambina. Tu i vestiti ne hai così pochi. E tu me li bruci tutti, per forza, che ne ho pochi. Beh, scusa. Comunque, l'estate soltanto ti basta, dai. Solamente l'estate, sì, a me. Sì, e perché solamente l'estate? Madonna, però, amore. Adesso capisco perché non esistono più le mezze stagioni. Perché le mogli si fregano tutto lo spazio nell'armadio, diciamo la verità. Vabbè. Senti, la bambina sta a dormire da mia madre. Che facciamo? Usciamo? Sì, usciamo, dai, usciamo. Andiamo a mangiare fuori. Ah, che bello. Andiamo giù da Gerardo al ristorante? No, fuori al balcone. Fuori al balcone. La puzza bruciata assai, amore. Ah. Va bene? Allora, facciamo una bella cenetta al lume di candela? Togli la candela, amore. Che capace che cade la candela, se prende la tua valle, si brucia tutto. Ti conosco, amore, andiamo. Andiamo fuori al balcone. Andiamo. Nel frattempo passano gli anni e passa anche la passione. Vediamo che cosa succede dopo 15 anni. Oh! Ehi! Oh! Auè! Oh! E allora, orario! E allora? A che source viene? Me, allora? E non lo so! Oh! Oh!
Qual è il problema? E me che sto sapendo? Sono andata alla lavanderia a pigliare la camicia. Vedi la camicia? Non è che hai un'altra? Magari, che sei rimasto, me. Le altre tutte bruciate stanno, diciamo la verità. Vabbè. E allora? E allora? Non noti niente di diverso in me? Non noti niente di diverso? Le pantofole nuove. Che c'entra le pantofole? Mi sono fatta i capelli. E ieri non ce l'avevi i capelli? Da scemo. Me li sono rifatti. Come mi trovi? Sulla sedia, sempre là sta. Cioè, già da giù so che stai là, sulla sedia seduto. Niente, nessuna emozione, nessuna sconvolgimento del nostro rapporto. Madonna. Vabbè, la bambina dove sta? La bambina. Un'altra epoca si deve sposare, la bambina. È uscita col fidanzato. Dai, vestiti che usciamo. Andiamo al ristorante? No, a buttare le mondezze usciamo. Vabbè. Facciamo la differenza. Tu butti la plastica, io butto l'umido. Scusa, vai tu e fai due viaggi. Vai tu, da solo, tutto io, qui, lì, là. Una volta, neanche sul pianerottolo mi mandavi da solo. Vabbè, allora non fare... meglio che fai le scale, così almeno perdi un po' di pancia. Ma la smetti! Madonna, hai ragione, amore, è inutile che litighiamo. In fondo tu... eri il mio ieri, sei il mio oggi e sarai il mio domani. Cazzo, tre giornate di merda. Vabbè. Dove vai? Che fai? Che cosa mangiamo? Veramente avevo pensato di fare la pasta alla carbonara. Però si è bruciata la pancetta. Vogliamo mangiare la pasta alla carbonizzata? Buono. Dai, poi magari andiamo al ristorante. Dai. Dove vai? Che fai? Posso lasciare la camicia nell'armadio? No, non puoi. Perché? Perché non hai più l'armadio. E questo che cos'è? Quell'armadio sta, sei tu che non ce l'hai più. No, io c'ho l'estate, c'ho. Avevi l'estate, ma mo ti ho tolto pure quella. Perché? Però ti ho lasciato il ferragosto. Ferragosto? Che sì. Cos'è? La sedge. Pantalone, camicia e giacca qua so e sta a posto. Questo è Ferragosto. Questo è Ferragosto. Non è che c'è un angolo tipo 2 novembre? Sarebbe. Lo murtcati. È assurdo. Cioè, io non ho capito, almeno, vabbè. Mi serve lo spazio, bisogno di spazio. Lo spazio capisci, ma io devo lasciare la camicia, questa è rimasta, almeno è tesa, è stirata. Almeno la non metti la sul Ferragosto, non c'è problema. Ma che Ferragosto, non la metto i pantaloni, fammi mettere, lo metto nell'inverno. Non è possibile. La primavera, l'autunno, lasciami l'autunno. Sei pazzesco, sei egoista, scusa. Mi serve lo spazio. Un angolino. Ma mi serve un angolino. Mi lasci un angolino. Da qua, almeno una. Ma ho capito, Capisci, disgrazia, cosa vuoi accadere? Io sapevo che in primavera arrivavano le rondini, ma a trovare l'uccello nell'armadio, vedi che... Buonasera. E tu chi sei? Io sono Tarzan. Chi sei? Tarzan. Che cazzo di risposta? Appunto, che cazzo di domanda? Uno più uno fa due, eh? Adesso capisco perché avevi bisogno dello spazio nell'armadio. Cioè, un uomo nudo. Vabbè, nudo, ero vestito, però stavo nell'estate. Avevo caldo, mi sono spogliato. Vabbè, ci abbiamo anche l'inverno. E mi sono messo nell'inverno, mi sono raffreddato. Ti mettevi una cosa mia addosso? Me la sono messa. Mi sono messo le mutande tue. Sono mie. Avevi bisogno di spazio? No, vabbè. Tesoro, di spazio. Capisco adesso, tutto un filologico. Ma me voglio difendere la signora. Cioè, io soffro di claustrofobia, ho chiesto un po' più di spazio nell'armadio, perché però cioè, stare stretto così... che?
sei Gerardo. Io sono. Lui è. Quello della pizzeria. Vabbè, quello delle pizzerie. Nel frattempo ho aperto Gerardo 2, Gerardo 3, Gerardo 4. La signora ordinava. Scusi, ordinava. E io pagavo. Adesso ho capito perché hai bisogno di spazio nell'armadio e chiamiamo Gerardo, andiamo da Gerardo. In tutti questi anni io pagavo e ti sei alzato tutte queste pizzerie. Ha bisogno dello spazio, tu sei Gerardo, tu sei mia moglie e mi fa veramente piacere tutto quello che sto mettendo. Ma no, la pazienza Olivia, perché tu non lo sai che cosa ci può riservare l'autunno o l'inverno magari. Non lo sai perché le cose sono tutte ecco! Che cosa vuoi fare? Lo uccido! Non puoi! Non posso, perché? Perché? Oh! Chi ti ha pagato l'abbonamento allo stadio? Chi l'ha pagato? Lui! Io! Tu! Chi ti ha pagato la villa al mare? Voleva la villa al mare? Chi l'ha pagata? Chi l'ha pagata? Lui! Io! Tu! Oh! Chi ti ha pagato la Porsche? Voleva la Porsche! Chi l'ha pagata? Lui! Io! Tu! Away! Tu che cosa faresti al posto mio? Che cosa farei? Copriamolo! Oh. E metti che si raffredda il Cristiano! Abbiamo tante spese da fare, copriti, bravo! Metti così che è meglio che non ti vedo! Visto che sei della famiglia, dammi una mano a spostare l'armadio. A disposizione. Ho preso uno nuovo con più stagioni. Hai fatto bene perché sto dentro io. Dammi una mano. Abbiamo una mano. Non litigate, ragazzi. Tranquillo. Ah, 3 volte al supermercato sono andato quest'anno. 3 volte nel mese di dicembre, in un mese, 3 volte per fare la spesa, Natale, vengono i parenti, la cosa, che poi io ripeto, manco ho mangiato a casa, però sono andato. Le cose sono cambiate, vi ricordate quando si andava al supermercato? Non voglio fare la persona antica, però con 5.000 lire, vi ricordate la lira, te la ricordo la lira, 5.000 lire, entravi al supermercato, diciamo la verità, uscivi con le buste piene. Adesso non è più possibile. Troppe telecamere, sta come dico. E lasciate un angolo che uno prende la cosa, ne va, la mette in tavola, una cosa la compra, una cosa la porta. Oh, sono di quell'avviso, 50-50, ci sta. Che poi i supermercati adesso sono belli, sono affascinanti, la gente va, passa, se piove uno va o a cinema o a teatro o al supermercato, passa il tempo, ma prima non esistevano i supermercati, dove abitavo io, ma sicuramente tanti di voi hanno vissuto quel periodo, vi parlo veramente 40 anni fa lo stesso, c'erano solamente i negozietti, io ho portato la fotografia, se me la fai vedere, di casa, del quartiere di casa mia, c'era la salumeria da Dino, il panificio da Pino, la latteria da Mino. Mamma mia, tutti voi avete incontrato una salumeria da Dino, un panificio da Pino, una latteria da Mino, o no? Siete d'accordo? Più o meno. Tutti avevano il diminutivo. Sai perché usavano il diminutivo? Perché l'ingresso era piccolino, taxier. Messo, tu entravi così. Quindi uno che aveva il nome lungo usava il diminutivo. Salvatore, un amico mio che aveva il negozio di elettricità, si chiamava Salvavita. E così capivi che un'amica mia che aveva lo studio di consulenza fiscale, immaginate sopra, no? Studio di consulenza fiscale della dottoressa Ivana, l'IVA, entravi e capivi che stava là, quindi Pino, Mino e Mino, l'ingresso piccolino, niente questi supermercati che esistono adesso, poi andavi là, c'era questo rapporto con l'acquisto, col commerciante, parlavi, dicevi le cose tue, al momento di pagare, che paghi, Pino segna, e Pino segnava. Vi ricordate? C'era proprio il libro che aveva Pino, segna, arrivava l'altro, Pino, voglio questo, porta a casa, e Pino segna, poi e Pino segnava. Un bel giorno Pino fallì. A fur di segnare, per forza che fallì. E il panificio da Pino fu comprato dalla salumeria da Dino, che stava a fianco, e nasce il primo negozio sotto casa mia, che aveva 2 vetrine, la salumeria da Dino a Pino, vedete? Ecco, piano piano i negozi si allargano. Poi col passare del tempo fallì anche Mino, e là che è nato, proprio sotto casa mia, il primo centro commerciale, la salumeria da Dino a Pino, fino a Mino. Che poi è diventata la Coop, lo dico perché il nostro sport, voglio un applauso per la Coop che ci ha aiutato in questa avventura. comunque la cosa bella adesso poi è il supermercato che accontenta tutta la famiglia, tu vai al supermercato, tutta la famiglia è soddisfatta, beh, la mamma va a fare la spesa, il bambino gioca perché c'è l'angolo dove può giocare e il papà in macchina che trova il posto per la macchina, perché la scena è sempre questa, tu arrivi al supermercato, scende tua moglie, dici io vado a fare la spesa, tu cerca il posto per la macchina. Non vi ritroverete mai più.
Mai più! Ho visto delle famiglie che sono lasciate al centro commerciale di venerdì, si sono ritrovate il sabato successivo. È pazzesco, perché il problema è i posti, il parcheggio, c'è il settore A, poi c'è il settore B e C, poi c'è il settore D e, poi c'è A, B, sotto, B, 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 C, C, D. Un amico mio, dove parcheggiate? Il settore B, O, B, O, no, boh, la macchina, sparisciuto, proprio, no, B, O, H. Boh, non si... anche perché se parcheggi trovi il posto, poi quando esci non trovi la macchina. Questa è la cosa che va, così va a finire. Poi il problema serio, sapete qual è? Quando vai al supermercato con tua moglie, ok, si prende lei la responsabilità, ma quando vai da solo, se vai da solo al supermercato, quando vado io, una tragedia, perché mia moglie mi chiama, ma lasciami tranquillo, quando torno vediamo i risultati. No, mai più da solo, mai più. Una sonrisa, oh, grazie. Una dolce mirada. Grazie, buono. Devo qualcosa? Un euro, grazie. Ah. Una mano stendida, allora. Che si vida, chi è? La sveglia spalda. Moglie. Di chi? Sì? Dove sei? Alla Coop, dove sto? Lo sa. Hai ricevuto la mail che ti ho inviato? Lo sta qua, l'ho anche stampato, il foglietto, ho preso quasi tutto, manca qualcosa. Bravo, vedi dove dice latte? Lo vedo o no? Beh, sta qua, a me. Oh, devi prendere quello della centrale. Perché noi prendiamo sempre il bar, latte. Lo so, però quello della centrale sta in offerta. Però non devi prendere 2 litri, devi prendere 5 litri. 5 litri, ti porto la mocca se vuoi. Non sei... Scusa, l'offerta è su 5 litri, se prendi 5 litri di latte ti fanno il 5% di sconto. Ho capito, ma se prendo 5 litri quello poi scade. E te lo bevi tu? Io? Ma... cioè per avere la promozione, lo sconto, devo bere il latte acido la mattina. Te lo bevi come yogurt la sera? Vabbè. Vabbè, ma vediamo se sta. Mi raccomando, ciao. Ciao, scusi. Ciao. Sì. Chiedo scusi, il reparto del latte? Sono io. Sei tu il reparto. E l'ha detto? Io sono. Ah, volevo 5 litri di latte. Che è quello in offerta? Sì. E questo è l'orario di venire. E mo sto. È finito. È finito. Pronto? Dimmi. Ehi. Ehi. Vedi che il latte è finito. Ti porto lo yogurt direttamente. Quando sei. Fai una cosa, allora prendi quello della Barilla, così almeno ci danno i punti. Vabbè. Però non lo prendere intero. No, lo apro, un po' metà lo butto a terra e metà lo porto a casa. Spiritoso, devi prendere quello parzialmente scremato, è chiaro? Va bene. Aspetta, Madonna, chiudi. No, che chiudi? Ti devo dire una cosa, non ti dimenticare di comprare la carne, il pane. Il pane? Il pane, mi raccomando, che pure quello sei in offerta, devi prendere 5 kg, è 5 chiaro? 5 kg. Mi raccomando, ciao, ciao, fai presto. Scusi, sì. Il reparto del pane? Sono io. E l'ha detto? Io sono. Ah, sempre tu. Volevo 5 kg di pane. 5 kg? Sì. Quanti siete a casa? 2. Ah, e poi ti diventa duro. Dammi 10 kg allora, è buono. E giovane, che qua non ci abbiamo tempo da perdere con le basi. Ma scusi, che sta facendo? Chiedo scusa. Sto impastando il pane. Il pane, sul petto così, villosco, con tutti quei peli. Sì, abbiamo fretta, dove ci troviamo, impastiamo. Madonna mia, qua. Già a forma di scheletro sta vestito lei. Che non ho capito. Cioè, con questi peli che escono, bianchi e neri. Ma che sono quando... pagnotti che noi mangiamo a casa tranquilli e poi senza sapere che lei sta facendo così. Ma che cosa stai dicendo? Che schifo! Ehi, giovane, è lui che fa lo schizzinoso. Vieni più tardi, ti faccio vedere come faccio il buco alle ciambelle. Che c'è? Hai comprato l'ammorbidente? Uffa, l'ho preso l'ammorbidente, dai. Concentrato? Non mi sono distratto un attimo, amore, ti giuro. Beh, vabbè, comunque, mo dove stai andando? Sto andando alla cassa, sto che andando. Che casa? Devi comprare la carne? La carne? Mi raccomando, che sei italiana al 100%, perché qualche anno fa, in Cina, c'è stato un caso di mucca pazza. Qua ci sarà il primo caso di marito pazzo se non chiudi il telefono. Mi raccomando, controllo, italiana, stai attento, mi fa fregare. Ciao. Scusi, sì. Il reparto della carne? Sono io. E l'ha detto? Io sono. A posto. Volevo, come ha scritto mia moglie qua, che non si capisce niente, salsiccia a punta di coltello, attenzione, le costatine di maiale e delle bombette. Ah, che devi fare una grigliata? No, devo rimontare il maiale, capito? A pezzo a pezzo. Dimmi. Hai preso il miele? Il miele l'ho preso. Di che provenienza è? È italiano al 100%, amò. Sicuro? Sicuro. Tu immagini che le api avevano l'accento toscano. Vabbè, e mo dove stai andando? Sto andando alla cassa. Alla cassa. Devi andare all'arredo bagno. Arredo bagno? Perché? Sì, mi devi comprare le tendine per il bagno. Le tendine? Sì, mi raccomando. Non lo so se stanno. Devi comprare... Aspetta, scusi. Sì. Riparte il bagno? Sono io. E l'ha detto? Io sono. Che cazzo di domande che faccio io poi certe volte?
Mia moglie dice, le tendine, quelle diciamo, per il bagno, ce l'avete? Tendine per il bagno? Allora, sì, fai, vai su quello scaffale, e stanno in ordine da 300 euro in su. Le tendine? Da 300? Da 300 euro in su. State scherzando o no? Che stiamo scherzando. Cioè, 300, a 200, a 100? No, da 300 euro a salire. Aspetta, oh. Aspetta. Cioè, qua ognuno impazzisce a modo suo. Pronto? Ehi! Amor, vedi che le tendine dobbiamo fare a meno. Che cosa dobbiamo fare a meno? Ma non esiste proprio. Ma non esiste proprio, lo dico io. Tu devi prendere per forza, perché io, quando mi faccio la doccia, i vicini mi possono vedere. Amor, quando i vicini ti vedranno, saranno loro a comprare le tendine. Vai tranquillo. Ma che arriva a casa un cazzotto gatto? Ma chiudi! Ma che chiudi? Visto che stai in bagno, mi devi comprare lo shampoo! Non lo so se sta lo shampoo, avete lo shampoo? Lo so. Serve per capelli lunghi, corti, ricci, rossi, verdi, gialli... Capelli sporchi, ce l'avete lo shampoo, capelli sporchi! Fai una cosa, usa questo, no? Questo? Che fa questo? Aumenta il volume! Che fa questo? Aumenta il volume! Che fa questo? Il volume! Lo aumenta il volume! Ho capito, il va volume. Bene, lo aumenta! L'ho trovato lo shampoo! Bravo, e che cosa fa? Aumenta il volume! Che cosa fa lo shampoo? Aumenta il volume. Che cosa fa lo shampoo? Va bene, fai presto, ritirati, muoviti. Ciao, fai presto. Non ce la fai più. Non ce la fai più. 3 ore se ne vanno tra una telefonata e l'altra. Finalmente stai alla cassa. Sei stanco, non ce la fai più. Sei stanco, stai appoggiato al carrello. Altri papà che stanno appoggiati al carrello. Qualche papà nel carrello col bambino che spinge. Papà, fornuta. L'unica speranza in questo momento di coda, la cassa, è che tua moglie possa non chiamare più. Di. Amore. Con questa voce è pericolosissima. Che c'è? Sei già in cassa? Sì, mo sono entrato nella casa da morto, sto. Mo alle 11 c'è un matrimonio, poi fanno il funerale a me, veloce. Mi sono dimenticata di chiederti una cosa importantissima. Dimmi, amore, dimmi. Senti, non è che per caso mi compreresti... A questo punto sgancia la bomba! Un lievito di birra? No! L'ha detto! No! Il lievito di birra, no! È la cosa più difficile da trovare nel supermercato! Il lievito di birra! Già il nome ti depista, il lievito di birra. Tu vedi dove sta la birra, dove sta l'acqua. Invece no! Il lievito di birra sta nel reparto dove sta... Ad Axie. Non lo vedi? La marmellata, la contenta alle spalle, dietro, all'angolo. Non lo trovi? Non lo trovi là? Fa freddo, ti giuro! Ti metti la sciarpetta, i guanti, il cappello. Ho visto gente che ha preso la broncopolmonite per trovare il lievito di birra. Si è ammalata. Aspetta. Amore, ma è proprio necessario? E volevo imbastare 2 panzerotti. Beh, vabbè, ho capito, dai, non fa niente, lascia stare, non fa nulla. Magari ci torni domani? No! No. Mo vado, vado, chiudo, fai ciao. Fai presto, ciao. Scusi. Sì? Il reparto del lievito di birra? Sono io. E l'ha detto. Io sono. Ho bisogno di un lievito di birra. Che ho detto? Uno ne avevamo. L'abbiamo perso, lo sto cercando. Veramente. Ti do una mano per piacere, ma giovane, perché non è possibile. No, il lievito di birra va cercato. L'ha trovato. Piano! Metti che l'hai lasciato cercare. Lì. Aspetta, che questo una va. Che quello è piccolo, quel maledetto. A me lo sta a dire. Piano! E se lo schiacci? E lo devo trovare. Se non cammino, come lo trovo? Non è che metti, giovane, che posso tornare domani, no? Ne già senso, ma vedi un poco oggi. Contro luce. Dimmi. Dove stai? Come dove sto? A casa, stiriamo, ho finito di stirarmo proprio. Lascia tutto, porta metti nello sgabuzzino la roba che sta. Devo mettere nello sgabuzzino. Veloce, po'. Dai amore, dai, dai. È da un tempo. Vieni a dare una mano, vieni qua. A posto, l'ho messo a posto. Ma vieni devo, qua, al supermercato devo... sto io. Al supermercato devo venire. Sì, alla coppia, vieni, fai presto. Tanto due passi sono, dai. Vabbè, mo vengo, tanto vieni. Ciao. 1 e 2. A posto. E che state a fare?
il lievito di birra. Ah. L'abbiamo perso. Che bello, giovane, che cos'è? Un ballo di gruppo? No, sto guardando contro luce. Ah, stai guardando contro luce? Ah, così. No, ma se camminate, se camminate, non lo troviamo in letto di birra. Se un posto non lo trovo, lo devo cercare in un altro posto. Ma vedi un po'. Vedi un po'. Cos'ha pazzo? Piano. È piano. Porca ma scusi, giovane. Sì. Dove l'abbiamo perso con esattezza? Fuori al parcheggio. No, io chiedevo, voglio dire, questo lievito di birra, dove l'abbiamo perso? Fuori, al parcheggio. Al parcheggio. Giuse, perché lo stiamo cercando qua? E qua c'è più luce, là è buio. Ah, e qua c'è più luce, là è buio. Hai capito? Allora. Trova. Ma trova il lievito di birra. Il lievito di birra. Trova il lievito di birra. Non è possibile.